Per Emanuello, per l'errore di Strigger. Emanuello si accentra, la conclusione dalla distanza è un bel tiro che termina di poco al lato del Dacia Arena alla nostra destra. Dacia Arena che ha i tre settori in pratica di fronte alle telecamere chiusi, solo la tribuna è aperta. Intanto c'è lo scatto con il tiro in diagonale, il tiro della bandierina verso lo spigolo dell'area corta, arriva il vantaggio dell'Udinese al 17° minuto. Difficoltà della squadra avversaria, anche qui l'Udinese ha rischiato un paio di volte. Pajac, una finta, poi il traversone, la girata al volo in area di rigore che finisce alta. Non ha avuto esitazioni Nasca nel concedere la massima punizione. Il tiro di Maxi Lopez non dà scampo a Rosati, 34° esatto, il gol del 2-0 dell'Udinese. E certamente il punteggio, considerata anche la differenza di categoria delle due squadre, potrebbe già far pensare a un verdetto. Andare a prenderli, ma con questa Udinese è difficile, eccolo qua. Lasagna e sono tre. 40° minuto di gioco, la fiammata della squadra friulana sulla corsia di sinistra. Ovviamente adesso un pochettino al ritmo ridotto la gara. Il bel lancio di Colombato per Mustacchio, l'aggancio al volo, il tiro che Scuffet respinge ancora. Mustacchio, c'è il rigore per il tiro che spiazza Scuffet. 3-1 in coda al primo tempo, 45° esatto della prima frazione di gioco, 3-1 sul rigore, accorcia le distanze il Perugia. Fondamentale questo gol per il Perugia per prendere il punteggio. No. Mentre Fofana lancia il pallone in profondità per Lasagna in area e al centro, e c'è il gol dell'Udinese in contropiede con Maxi Lopez che chiude perfettamente l'azione di ripartenza friulana. 4-1 il parziale. Parte di Janko, libertà assoluta per il giocatore ceco che entra in area, bel dribbling. Janko, il diagonale, Rosati, poi il colpo di testa di Larsen. Ancora Falco. Due uomini dell'Udinese su di lui, il traversone riesce sul secondo palo, l'appoggio per Cerri che manca e poi arriva la rete di Bianco. 4-2, partita viva, il Perugia torna in scia dell'Udinese con un'altra giocata ancora sul secondo palo. In pratica è stato ingabbiato da Massimo Oddo, lo abbiamo visto poco, ci aspettavamo una gara migliore. Tanto ben pescato Cerri in area, il controllo su Danilo e il gol di Mustacchio. Questo. E addirittura torna a meno uno il Perugia, 4-3, gara ricca di reti. Pallo tra Udinese e Perugia. Pezzella, limite dell'area, lo affronta Zanon, il traversone basso, Janko al volo, c'è un tocco di mano. È rigore, sia come forse quello di prima. Tanto dal dischetto Maxi Lopez, e non sbaglia neanche questa volta, 5-3 il parziale. Tre reti per Maxi Lopez, buon pallone per Ingelsson, morbido per Lasagna che non controlla adeguatamente, poi lancia ancora lo svedese sulla corsia, il traversone al centro per Maxi Lopez, la girata di testa. E che palla che ha messo Ingelsson al centro, tutto solo Maxi Lopez in tuffo, e arriva la sua quarta rete. Entra in area, resta in piedi, il pallone al centro, una carambola, prova la sforbiciata Maxi Lopez, perde l'equilibrio, poi c'è il tiro e la rete di Ingelsson. Beh, ragazzo, qua 7-3. Ha dimostrato di avere un bel sinistro. Che rivedere con te questo tiro, perché sì, ti sei quasi stupito, non pensavi che avesse questi numeri questo giocatore.